Raffaele Berrettini, iniziata la preparazione con l'Aurora Treia. Bisogna smettere per un grande temporale. Fortunata l'allenamento bagnato? Speriamo di sì. Dicono che inizio bagnato, inizio fortunato. Speriamo che sia di buon auspicio. Quindi, primo giorno, rosa completa oppure? Ma diciamo quasi al completo, c'è qualche ragazzo che è ancora fuori per le ferie, però nei prossimi giorni saremo tutti. Per te una nuova avventura, una società di promozione molto ambiziosa, l'Aurora Treia viene da anni molto interessanti. Sì, sì, qui la società è una società molto unita e soprattutto che tiene molto alla squadra di calcio. Cercheremo di fare il massimo, perché chiaramente anche io personalmente ci tengo a fare bene, e i ragazzi non ce n'è bisogno nemmeno di dirlo, perché sono convinto che daranno il massimo per accontentare questa società, ma prima di tutto accontenteremo noi stessi. Una domanda che stiamo facendo un po' a tutti gli allenatori: il modo di iniziare gli allenamenti, visto che anche tu prediligi giocare subito con la palla. Sì, sì, io sono parecchi anni che lo faccio. Diciamo che adesso abbiamo la fortuna di fare qualche giorno in doppia seduta, però già anche stamattina la palla ce l'abbiamo messa sempre. La palla credo che sia, metterla in ogni seduta sia fondamentale. Guardate alle avversarie, si parla di un forte portore Canati, Trodica che è scesa e che ha voglia di riscattarsi, poi probabilmente qualche altra sorpresa. Ci pensi o pensi sulla tua squadra? Ma io personalmente, ecco, penso sempre alla mia squadra, penso sempre a conoscere bene quello che ho, e mi sembra di avere un buon materiale su cui lavorare. Poi è chiaro che una sbirciatina sulle altre squadre si dà sempre, e ci sono delle squadre che sicuramente parteranno con i favori del pronostico, tipo Trodica, Loro Piceno, stessa Porto Recanati e anche la San Giorgese, Ciabino. Queste sono tutte squadre che secondo me hanno qualcosa in più. Le altre se la lotteranno, perché credo che ci sia anche molto equilibrio, e noi cercheremo di fare un campionato tranquillo, poi dopo con il passare del tempo vedremo di fare sempre il massimo. In bocca al lupo all'Aurora Treia e anche a Raffaele Berrettini. Crepi il lupo, grazie. Fraticelli Diego, direttore sportivo dell'Aurora Treia, dal calcio giocato a quello, voglio dire, sì, ma più che altro giocato sullo schema, sulla lavagnetta. Sì, dopo un decennio di Tartari ha deciso di cambiare un po', sembra abbiamo rimescolato un po' le carte della società e adesso tocca a me. Dai una mano all'allenatore o dai una mano al presidente? Perché il ruolo del direttore sportivo è delicato. Un po' entrambi le cose, diciamo, entrambi le cose. Per quanto riguarda gli acquisti, rosa completa per il tecnico oppure state ancora valutando? Ma se capita qualche occasione non ce la facciamo sfuggire. E i ruoli? Perché dalla difesa, dove se ne sono andati alcuni giocatori importanti, centrocampo e attacco, avete un po' rimescolato, quindi dov'è che siete un po' più carenti secondo voi adesso? Ma forse manca un difensore, forse. Obiettivo di questa stagione? Ma salvezza tranquilla, non come anno, speriamo meglio.